Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Oggi prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, il 13° nella storia della nostra Repubblica. La prima votazione fissata per le 15, sempre più vicina l'ora della verità sulla scelta del prossimo inquilino del Quirinale, mentre si avvia a conclusione il settennato di Sergio Mattarella, che giurò il 3 febbraio del 2015. Fino all'ultimo, molte le incognite, le fibrillazioni, torna come in ogni elezione presidenziale lo spettro dei franchi tiratori, ma non solo, il voto nell'era del Covid è tutto completamente diverso. Salvini dice basta veti da Letta, pericoloso togliere Draghi da Palazzo Chigi. Dopo il passo indietro di Berlusconi, la sua coalizione cerca altri nomi, si va verso la scheda bianca alla prima votazione. Coronavirus, contagi e vittime in calo, 138.860 i nuovi casi, 227 i morti, il tasso di positività scende al 15%. Ed è plausibile che con Omicron l'Europa si stia avvicinando alla fine della pandemia, lo ha detto il direttore dell'OMS Europa, Hans Kluge. Omicron, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fase della pandemia di Covid-19 nella regione, che potrebbe concludersi con la sua fine. Brescia, 5 ragazzi, una di 18, 3 di 20 e uno di 22 sono morti in un incidente avvenuto poco prima della mezzanotte sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato in provincia di Brescia. Le vittime, in parte di origine araba, erano tutte a bordo di un'auto che avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi contro un pullman. E chiudiamo con lo sport calcio. Il Napoli vince 4-1 con la Salernitana, ad Empoli la Roma fa il colpaccio 2-4 tra Milan e Juventus nel posticipo 0-0. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.